Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, la Santa Madre Chiesa ci fa celebrare questo 31 di maggio la festa della Visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta, ossia il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che è anche il secondo mistero glorioso del Rosario. È una celebrazione significativa perché tutti quanti sappiamo e l'abbiamo vissuto anche per grazia di Dio quest'anno, che durante il mese di maggio c'è questa, diciamo così, visita che la Madonna fa in tutte le case che l'accolgono, come Santa Elisabetta, perché certamente è attraverso il simbolo della sua effigie, della sua statua, che è certamente uno simbolo, la Madonna come nostro Signore è presente dovunque, però ecco, attraverso questa santa pellegrinazione, veramente chi ha aperto le porte alla Madonna pellegrina ha certamente effettuato un atto di accoglienza alla Madonna, certamente aver avuto questo senza nessuna offesa per chi non ha potuto o non ha ritenuto opportuno accogliere la Madonnina, ma quando entra la Madonna dentro casa certamente entrano le grazie. Avete visto che è successo a Santa Elisabetta, ha aperto le porte alla Madonna, colma di Spirito Santo lei, colma di Spirito Santo il figlio, e seppure sentita in diretta magnifica, insomma, e ha avuto la grazia di avere la Madonna con sé per 3 mesi, era da lei, insomma. Questo significa che quando noi apriamo le porte alla Madonna, la Madonna entra con un fiume di grazie. Chiaramente le porte di casa sono un simbolo, la cosa importante è che ciascuno di noi apra le porte del nostro cuore, ecco, alla visita di Maria. Ecco, quest'anno ho voluto proporre alla comunità, lo faremo domani sera, questa chiusura un po' bella, solenne del mese mariano, con questo trittico, no? Quindi con questa fiaccolata, poi la messa con la consacrazione della parrocchia al cuore immacolato di Maria e poi ecco, un'ora di adorazione, perché la Madonna ci visita perché, sapete, andare in processione con le fiaccole accese è fare un pochettino quello che facciamo a notte di Pasqua, vi ricordate la notte di Pasqua? Quindi accendere la luce della notte significa la nostra fede dietro Maria, quindi vuol dire che Maria è quella che ci aiuta a tenerla viva, destra, la fede che ci porta dove ci porta Gesù, quindi Gesù lo viviamo soprattutto nell'Eucaristia, che è la Santa Messa, la Santa Comunione e poi l'adorazione, il triplice mistero dell'Eucaristia, no? Quindi questo è quello che un pochino vivremo, perché la Madonna quando la incontriamo ci porta necessariamente sempre e comunque a suo figlio Gesù, dicevo proprio in questi giorni in qualche intervento che ho fatto, le apparizioni più importanti della Madonna, quelle che conoscono tutti, Lourdes e Fatima, cosa ha detto la Madonna Santa Bernadette Pastorelli, voglio che qui sia costruita una cappella, quindi dove appare fa costruire una chiesa, perché fa costruire una chiesa, perché la chiesa c'è la messa, si fa la comunione, si fa la confessione, quindi si fanno tutte quante le cose che ci mettono in contatto con Gesù. Ora, soltanto una parola sul Magnificat, bisognerebbe spendere molto più di una parola, però nella prima parte del Magnificat la Madonna loda il Signore per le cose grandi che ha fatto nella sua vita, no? L'anima mia magnifica il Signore, cioè la grande il Signore, io sono la sua serva, la sua schiava, ma lui è veramente grande, ci parla anche della sua gioia, il mio spirito esulta in Dio. E nella seconda parte la Madonna parla delle grandi opere di Dio, attenzione, ne parla al tempo passato, dice, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Faccio una domanda, secondo voi i superbi oggi sono dispersi oppure sono ancora belli, allegri e baldanzosi? A me mi sembrano ancora belli, allegri e baldanzosi, non mi sembrano tutti così dispersi. Poi, i potenti dei troni sono già rovesciati, gli umili sono stati innalzati da Dio? No. Gli affamati sono tutti ricolmati già di beni e i ricchi a mani vuote. Eppure la Madonna ne parla al passato, da capire. Non dice spiegherà la potenza del suo braccio, disperderà i suoi beni, ne parla al tempo passato, neanche al tempo presente, addirittura al tempo passato. Quindi capire cosa significa? Significa che la Madonna, questo cantico, si proietta già al trionfo finale di Cristo e del Signore su ogni forma di male, dicendo non ti preoccupare se vedi i superbi, se vedi i potenti che sembra che dominano, se vedi i ricchi che sembra che se ne infischiano dei punti e fanno a pesta i soldi e scalpestano ogni cosa, sta tranquillo, sta scena
appartiene già al passato. Sono morti che camminano, non direbbe queste cose qui, però per far capire, no? È come se già non ci fosse più, perché io mi porto in grembo, la Madonna pronuncia queste parole, ovviamente avendo il Figlio di Dio dentro, io mi porto in grembo colui che ha già vinto in tutto e per tutto. Quindi anche nei momenti difficili della nostra esistenza, nei momenti di tentazione, nei momenti in cui a volte il male sembra trionfare, magari c'è un po' di scoraggiamento, un po' di sconforto, un po' di disperazione. Ricordo, ecco perché la Chiesa ogni giorno, la Magnificat, una liturgia, le vesti tutti i giorni, quindi è andata male sta giornata, è già, cioè, capito? Il male che è vissuto è già vinto. Coraggio, sta tranquillo, perché l'ultima parola su ogni situazione brutta della storia c'è la nostra Signore. Fedele alle sue promesse. Gesù ha già vinto. Ecco, la Madonna Fatima ci ha lasciato con la promessa che un cuore immacolato trionferà. Lì ha parlato per il futuro, perché doveva farci capire, insomma, che prima dovevamo passare nella storia attraverso un pochino di cose. Ecco, potremmo anche dire, se vogliamo un pochettino, diciamo, tu hai detto trionferà, noi invece, siccome vogliamo essere figli del tuo Magnificat, diciamo oggi, ha già trionfato. Perché dicendo questo esprimiamo la fede che anche se non lo vediamo in atto, certamente accadrà. E quindi è come se fosse già avvenuto. Guardate che la nostra fede, quando è forte la nostra fede divina e cattolica, come scrive San Giovanni scrive queste parole: questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Quando uno ci crede sul serio, non c'è veramente niente che lo può davvero scuotere il turbare, perché noi stiamo dalla parte giusta, stiamo dalla parte del trionfatore, stiamo dalla parte del vincitore, e la Madonna a lui ci porta, alle sue mani sicure ci consegna, ecco, alla sua ombra ci aiuta a vivere sereni e sicuri come ha vissuto lei nonostante tutte le prove che la sua vita terrena ha affrontato. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.